sapevi che Chicago è la terza città più grande degli Stati Uniti? Beh, so che ci trovi le pizze migliori. Sì, la pizza. Lo sapevi che Chicago ha quasi 200 gallerie d'arte? Tu proprio non hai idea di quali siano i miei interessi, vero? Non ci posso credere che siamo finalisti al Talent Star! Woohoo! Te l'ho detto che è il mio show preferito. Una volta o due. Moltiplicato 1000. Beh, così. E Brick Pimiento è il più grande presentatore che esista. Eccolo là! Sono così emozionata! Davvero non credevo ce l'avremmo fatta nell'ultima fase eliminatoria. Oh, andiamo, Daphne. Era cosa fatta. Lo sai che chi canta è avvantaggiato? Ehi, non è la canzone che facciamo? No, è una cosetta che ho scritto io. Mi piace, è orecchiabile. Guarda la strada, la strada! Oh, giusto! Wow, Fred, è proprio bella, sai? Mi piaci tanto. Lei mi piace quella, non te. Cioè, mi piaci anche tu, ma ora intendevo, sì. La tua canzone. Grazie. Dello spettacolo, giusto? Sì, siamo concorrenti. Certo, beh, buona fortuna. Siete una bella coppia, sì. Non siamo una bella coppia, non c'è nessuna coppia, quindi non è neanche bella, anche se lo sarebbe se ci fosse, e invece non c'è. Insomma, non è che ci piacciamo, sia chiaro. È solo che non ci piace che ci piacciamo, più o meno. Giusto, Fred? Oppure sì, no, giusto. Noi, perché stiamo parlando così tanto? Possiamo cambiare argomento, per favore? Non sono affari suoi. Oh, sono stanca di essere la solita Daphne maldestra. Da adesso in poi sarò Daphne la farfalla, concentrata, controllata e aggraziata. Per caso c'entra qualcosa il fatto che Fred fa il gaga con Crystal? No! Può darsi. Là, si dirige a nord. Nord? Da che parte è? A sinistra. No, destra, poi sinistra. Oh! Devi scusarmi. No, scusami. È stato involontario. Andate! Scende le scale. Avete visto Whirlen come ha fatto apparire quel dessert dal nulla? Ah, veramente no. Io stavo guardando Crystal. Lei ha solo indicato con la mano. È il modo in cui l'ha fatto, così, senza alcuno sforzo. Guarda che so farlo anch'io. Di solito quando succede mi fai saltare via gli occhiali. E dai, Velma, in fondo è almeno un'ora che non l'ha ancora fatto. Divertente, Mr. Sharpina. Mm. Ci vediamo domattina. Ah, ha detto che ci vediamo. Non riesci a dormire? Già. Va tutto bene? Che cos'hai? No, sto bene. È evidente che non è così, Daphne. Perché non me ne parli? Sono innamorata di Fred. Ecco, adesso l'ho detto. Sul serio? Wow! Cioè, non l'avrei mai... Accidenti, è un vero shock. L'ho tenuto segreto troppo a lungo. Dovevo dirlo a qualcuno. Non dovresti dirlo a qualcun altro, tipo, non so, a Fred? Oh, no! Oh, santo cielo, no! Io speravo che questa occasione ci avrebbe avvicinati di più, ma anche dopo tutte le prove e gli spettacoli fatti insieme, non riesco a dirgli niente! Ho anche scritto le parole sul motivo che ha composto Fred, spiega quello che provo per lui, ma se solo penso di cantarlo, sento che sto per vomitare, o per svenire, o tutte e due! Ma glielo devi dire, non saprai mai cosa prova lui se non glielo dici. Non posso. Forse vincere il Talent Star mi darebbe un po' di fiducia. Forse allora potrei parlare con lui. Velma, noi dobbiamo vincere, è imperativo! Non è adorabile, Madeline? Sì. Oh, ma non dovresti essere lassù con lei? La sto istruendo come assistente. Come hai fatto? Questo è un mio segreto, Mr. Sharpina. Blake Jones, signore e signori!
Cosa c'è ancora? Devi aiutarci con una piccola sorpresa. We've been close a long time, as close as friends can be. But in my heart's a secret for only you and me. I've tried to tell it many times, but my nerves got in the way. Well, I can't wait another.